Ciao, mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo. Allora, abbiamo imparato nello scorso video più o meno le note sulla tastiera. Ok, adesso dobbiamo andare ad applicarle suonando su delle canzoni. Quindi dobbiamo andarle a cercare e crearci una diteggiatura per accompagnare le canzoni. Ho preso come esempio questa Falling di Harry Styles. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo su Chordify la partitura, vediamo e ci troviamo davanti il siglato, ok? Dobbiamo imparare queste note del siglato. Sono semplicissime, se abbiamo imparato Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e un attimo passare alla notazione internazionale americana, che è quella più utilizzata. Quindi quando ti vai a cercare delle partiture, degli accordi su internet, quasi sempre ti troverai davanti il siglato con l'accordo, quindi dobbiamo imparare ad andare a riconoscerlo. Quindi la prima cosa per noi è imparare che queste lettere A, B, C, D, E, F corrispondono a La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Ok? Quindi scrivete su un foglio, tienitelo sulla scrivania quando suoni e cerca pian pianino sempre di ricavarti questa cosa qua. Una volta che ce l'hai, nelle canzoni tipo questa abbiamo pochi accordi, quindi vediamo che ad esempio qua partiamo da un La, A, ok? A e La, E Mi. Andiamo a trovarci una diteggiatura, ad esempio La possiamo prenderlo, cerchiamo sulla corda di Mi. Se non hai ancora ben chiare le note, facciamo Mi, ci cerchiamo Mi, Fa, semitono, Fa, Sol, tono, Sol, La, tono. Abbiamo La e ce l'abbiamo qua. In Mi a vuoto, questo dopo, poi abbiamo un Do diesis. Andiamo ad esempio sulla corda di La, abbiamo La, Si, tono, Si, Do, semitono e poi avevamo Re qua. Questa nota in mezzo la possiamo chiamare Do diesis, quindi è un Do un po' più alto, ok? Quindi abbiamo il Do diesis e poi il Si che abbiamo incontrato prima facendo La, Si, che è qua. Quindi abbiamo il La che possiamo prendere col mignolo, il Mi a vuoto, il Do diesis con l'anulare e il Si. Seguiamo il tempo e il gioco è fatto. Ok, c'è ancora questo G diesis, il G e, guarda sullo specchietto, il Sol, quindi Mi, Fa, Sol, questo però è diesis, quindi un tastino sopra, quindi io avevo il La, il Mi, anzi in realtà la canzone partiva poi da Mi, scusa, io sono partito dalla battuta prima, però partiva poi dal Mi. Mi, Do diesis, tasto 4. Poi il Si tasto 2, corda di La, il Do diesis di passaggio messo proprio alla fine, in realtà è poi è in mezzo tra queste due, e poi ritorno sul La. Ok? In questo modo qua, se tu sai il siglato, riesci a suonare le canzoni anche senza tab, ma soprattutto con un po' più di consapevolezza, che è utilissimo. Se la cantante ti dice alziamolo di un tono, tu vai a cercarti le note. È vero che con la tab fai più due, cioè, non so, però è meglio, ti sarà utile sapere il siglato della notazione americana. Bene, grazie per aver ascoltato il mio pippone e spero che ti sia utile in qualche modo. Scrivimelo nei commenti come tiri giù tu le canzoni e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Carlo! Get what I said, it's not